Incontriamo Paolo Angelini, presidente di Rete ICT. E come risponde la rete ICT alle moderne esigenze di informatizzazione delle imprese? Beh, la rete è un'associazione di imprese del settore IT che è nata proprio per essere più efficace, più propositiva specificamente sul nostro territorio e quindi dare la possibilità alle aziende che operano nel settore IT di essere più presenti e più vicine alle esigenze delle aziende nostre possibili clienti appunto sul territorio. Quello che noi offriamo è legato al mondo dell'innovazione, dell'informatizzazione dei processi, a tutto quello che può rappresentare, diciamo, un modo più veloce, più efficace e più rispondente alle esigenze della competitività che oggi è estremamente forte verso le aziende attraverso appunto le soluzioni, le competenze che mettiamo a disposizione dei nostri clienti. Il fatto di ICT, le imprese del territorio emiliano-romagnolo, quali sono le principali esigenze che hanno secondo lei? E in sintesi, come mi ha accennato prima, la rete ICT che cosa offre? Dunque, RCT offre una gamma molto vasta di soluzioni proprio perché nell'associazione esistono diverse competenze, diversi prodotti, tutti quanti estremamente avanzati, estremamente innovativi. Sono 24 aziende che portano appunto al mercato valore nelle diverse branche dell'IT, dalle telecomunicazioni ai sistemi ERP, ai sistemi di gestione documentale, ai sistemi di business intelligence. Il nostro territorio è caratterizzato principalmente da piccole e medie imprese che hanno esigenze di competitività in particolare sui mercati internazionali, quindi hanno bisogno di essere presenti in rete in maniera efficace, veloce, di essere flessibili, quindi di essere in grado di cambiare molto rapidamente i loro processi sia produttivi che commerciali. E diciamo, la rete è uno strumento per gli operatori che noi siamo per essere più vicini e più propositivi appunto rispetto a queste esigenze delle aziende del territorio. Quando parliamo di banda larga, di penetrazione di internet nelle famiglie in Italia, l'Italia è spesso fanalino di coda. Lei legge questa fame di informatica nel nostro territorio come beneficio proprio anche per le imprese, per l'economia non solo del territorio emiliano-romagnolo ma anche italiano? Beh certo, oggi la rete diciamo è uno strumento fondamentale di competizione, cioè avviare un'attività imprenditoriale, un'attività industriale in una zona che non è servita dalla banda larga è assolutamente impensabile oggi come oggi, e anche se sembra impossibile ci sono ancora zone anche della provincia di Bologna che non sono servite dalla banda larga, quindi c'è da un lato un problema culturale forse più lato diciamo dei singoli oppure delle imprese molto piccole, ma c'è anche un problema infrastrutturale, cioè effettivamente ci sono zone che sono ancora molto sfavorite, le zone periferiche, diciamo quelle che non sono sulle grandi direttrici di traffico o non sono nei centri urbani o nelle prossimità. E non avere internet oggi vuol dire essere meno competitivi, perché vuol dire non arrivare rapidamente sui mercati esteri, non essere in linea diciamo con i propri clienti, con i propri collaboratori e con la rete diciamo dei partner con cui normalmente si fa business. Quindi il tema diciamo della infrastruttura della banda larga è un prerequisito fondamentale per lo sviluppo del territorio. Il tema culturale è anche questo un tema importante da superare, ma credo che la maggior parte delle aziende ormai abbiano capito il valore e cosa possono veramente di nuovo fare con la connessione a banda larga.